quello che la scuola di oggi dovrebbe fare e mettere al primo posto nella sua azione educativa è insegnare ai giovani semplicemente a stare davanti alle cose, fermarsi dinanzi ad esse, acquisire la capacità di osservare, di contemplare la realtà che ci circonda e di porsi le giuste domande di fronte ad essa. Non dunque la scuola degli apprendimenti pratici, non la scuola delle competenze è quella che manca. La scuola che serve al mondo di oggi è la scuola che insegna a guardare, a osservare, a contemplare.